Bene, buonasera a tutti e a tutte, cominciamo. Chiedo alla professoressa Fagnoni e alla professoressa Deni di connettersi così sappiamo se ci siamo tutti. Bene, mi sentite? Sì. E dovrebbe essere cominciata la diretta su Facebook, quindi possiamo dare avvio all'undicesimo appuntamento di Critesi dei futuri urbani. Ce ne mancano ancora tre per concludere questo ciclo di conferenze. Sarà il prossimo si terrà il 27 di questo mese, gli ultimi due il 3 e l'11 di febbraio. All'undicesimo incontro dobbiamo ammettere che ci piacerebbe tanto che qualche studente qui o dall'Accademia insomma intervenisse. Dall'Accademia in realtà su Facebook abbiamo ricevuto molte domande, mentre qui su Meet ci piacerebbe che qualcuno aprisse il microfono per intervenire. Quindi vi lanciamo questa palla intanto. Stasera abbiamo con noi Raffaella Fagnoni che ha seguito il progetto fin dall'inizio come relatrice della tesi di Lorenzo nello specifico e Michela Deni con la quale anche ci siamo confrontati più volte e che abbiamo conosciuto nel contesto ISIA e poi varie. Io lascio subito la parola a Lorenzo, ringrazio tutti, ricordo che abbiamo le registrazioni di ogni conferenza online su YouTube, sul nostro canale. E abbiamo una sezione risorse sul nostro sito dove per chi è interessato ad approfondire stiamo cercando di raccogliere quante più fonti aperte disponibili. E niente, buon ascolto a tutti e di nuovo sollecito a fare domande. Altro, insomma, bene che oggi magari ci sia un po' più di interazione, visto anche che le ospiti di stasera sono due ex docenti SIA e in molti penso conoscano anche. Io presento direttamente schermo e seguo la solita prassi, mi serve semmai una conferma Positivo. funzioni. Vedete? Perfetto. L'incontro di oggi si intitola Service Design e pratiche collaborative per il City Making. Appunto, abbiamo ospiti la professoressa Raffaella Fagnoni e la professoressa Michela Deni, rispettivamente docenti allo IOR di Venezia, la professoressa Fagnoni, e al Master in Design e Servizi, la professoressa Deni dell'Università di Nîmes. Le due suggestioni con cui apriamo la serata e avviamo, insomma, un po' il confronto sulle visioni del service design declinato nelle pratiche urbane sono le seguenti. E seppur ci sarà in futuro la necessità di iniziative basate su collaborazioni forti, entusiaste e militanti, in una parola eroiche, la trasformazione sociale su larga scala avverrà perché saranno accessibili organizzazioni per collaborazioni variegate e leggere, in cui ciascuno potrà trovare la propria collocazione. La citazione di Manzini e quella di Aurelio invece è questa. La trasformazione della città esistente deve avvenire non sul piano della forma e dei suoi contenuti politici, ma su quello delle sue categorie concettuali, vale a dire sul piano del modo stesso di pensare la città, rendendola oggetto conoscibile e dunque progettabile. Ecco, a partire da questa seconda citazione, forse potremmo iniziare a confrontarci sul come il design può essere strumento per rendere conoscibile la città e nel facilitare anche la comprensione dei contesti per potervi intervenire e sviluppare le trasformazioni. Non so se eravamo rimasti d'accordo con chi iniziava ad intervenire, però penso che si siano auto-organizzate le professoresse, quindi lascio direttamente la parola e auguro, insomma, un buon ascolto. Inizio io, Raffaella. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, sono Michela Deni. Le citazioni sono ben scelte, ovviamente, come in tutti questi incontri. Tra l'altro, voglio veramente ringraziarvi per avermi invitato e soprattutto le conferenze che sono riuscita a seguire, gli scambi che sono riuscita a seguire, sono sempre molto interessanti e trovo che sia una grande iniziativa da parte vostra, soprattutto anche per la durata e l'impegno di tutto questo progetto che parte appunto dalla tesi. Allora, io più che di città, parlerei volendo insomma di cittadini. Che cosa facciamo a Nîmes? La cosa insomma, che volevo raccontarvi in modo dialogo, non è una conferenza in termini classici, però è allora, io dirigo questo laboratorio di ricerca che si chiama Project a Nîmes, che riunisce
accademici e designer professionisti, e poi questa laurea magistrale che si chiama Master Dis, design, innovazione e società. Ecco, entrambi sono, si dedicano all'innovazione sociale attraverso il design, quindi non per forza a progetti che riguardano la città, ma appunto i cittadini, neanche tutti, anzi a volte anche solo gli individui, quelli che non hanno, le persone, quelli che non hanno diritto giuridico di essere cittadini, quindi abbiamo anche progetti ad esempio per rifugiati. Ma la prima cosa su cui volevo un po' attirare la vostra attenzione, soprattutto quella di Raffaella, anche perché l'idea era di fare magari un dialogo non completamente dialogico, domanda-risposta, ma io volevo sottoporvi alcune cose alle quali penso che Raffaella potrà rispondere alla fine. Allora, innanzitutto, appunto, come facciamo Design Anima, che è specializzato in social design e design di servizi? Allora, innanzitutto non sono la stessa cosa, lo sapete, il social design ha due accezioni in particolare. Una riguarda le persone, persone che sono marginalizzate per qualche ragione sociale, economica, culturale, quindi sono popolazioni, gruppi di persone deboli, in qualche caso ci capita anche di fare design per questo, sono comunque anche le distinzioni che fa Ezio Manzini. L'altra invece è social design, più nel senso che usa metodi partecipativi di co-design, quindi implicando e coinvolgendo la collaborazione degli utenti e degli stakeholder. E quindi questo è quello anche un po' che facciamo. Tra l'altro, non so se avete visto che c'è una nuova Bauhaus europea, è stata fondata e fa proprio la bandiera del design partecipativo, quindi dei progetti di co-design. Ora, che tipo di progetti facciamo, giusto per dirvi, più o meno per darvi degli esempi concreti, tra il social design e il design dei servizi? Allora, innanzitutto i nostri committenti sono i comuni, le regioni, gli ospedali, le scuole, i quartieri, le province, ecco, e in queste istituzioni, normalmente sono istituzioni, ci chiamano degli organismi come la CAF, che corrisponde all'INPS, per dire, oppure tutte quelle istituzioni che si occupano, ad esempio, di disoccupazione, di problemi di reinserzione nel lavoro. Ecco, quindi che tipo di progetti facciamo, sia i ricercatori all'interno dell'istituto, sia gli studenti del Master Dis. Capita molto spesso di fare servizi per permettere di chiedere la disoccupazione a cittadini, a persone che hanno appena perso il lavoro. Se vuoi, Emma, puoi iniziare a condividere il sito DIS-NIM, che si vedono un po' alcuni progetti che facciamo. Quindi c'è anche questo modo di progettare sia le relazioni tra le parti, tra quelli che sono gli stakeholder, si chiamerebbero in marketing, cioè tra i beneficiari, ad esempio, di un servizio e coloro che il servizio lo devono erogare. Lavoriamo anche molto sull'inclusione numerica, perché molto spesso, soprattutto alla provincia, almeno nella provincia francese, non nella provincia francese nel senso geografico, ma negli uffici della provincia, molti servizi che servono, ad esempio, a persone che si devono reinserire nel lavoro e reinserire in un contesto sociale, si fanno solo online, solo che le popolazioni che devono accedervi non hanno la possibilità o hanno un totale analfabetismo informatico. Quindi che cosa fanno i nostri designer? Lavorano in questo senso, cioè si occupano praticamente quasi solo di servizi. Ora dovrebbe condividersi, se puoi scendere, i progetti si vedono un po' lentamente, appunto con la regione, con facciamo cartografie, Project Calm, che vi faccio vedere dopo, per persone anziane nelle case di riposo, progetti, fermati un attimo lì, su, ad esempio sulla città, come rivitalizzare dei quartieri difficili o dei quartieri che hanno alcuni problemi particolari o di popolazioni geograficamente provenienti da alcune parti molto specifiche, oppure con reddito, soprattutto ad esempio nelle regioni del sud della Francia, redditi molto 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 bassi. Quindi questi in generale sono i progetti.
potete scendere. Comunque potete anche andarli a vedere nel sito del Master Disc e disunim.com. Sono comunque tutti progetti tra il servizio e tra la progettazione, a volte grafica, la progettazione di oggetti, la progettazione di spazi. Perché? Perché un'altra caratteristica del social design è che normalmente bisogna avere delle grandi competenze come designer, avere un'ottima formazione e una volta fatto quello che si chiama in francese il diagnostic, insomma l'analisi dei bisogni a partire dalle pratiche degli utenti, si fanno degli atelier di co-design e solo in quel momento ci si rende conto, ad esempio, se hanno bisogno di uno spazio, se hanno bisogno di mobili o se hanno bisogno, se il progetto giusto sarà un servizio invece di, ad esempio, un'altra cosa, un progetto grafico. Quindi le competenze devono essere ampie e varie. L'altra cosa, l'equipe di ricerca che cosa fa? Anche lì alcuni tra i miei colleghi lavorano su, ad esempio, una piattaforma si chiama POPSU di Montpellier, ed è una piattaforma di osservazione abbastanza interessante su progetti di strategia urbana, in cui si curano e si sviluppano tutti i servizi che legano la metropoli a tutte le città, le cittadine di campagna che ad esempio non hanno servizi di trasporti, c'è cioè disoccupazione perché i giovani non possono raggiungere le città e tutti i problemi di questo tipo. Altri progetti che fanno i miei colleghi sono ad esempio, ce n'è uno che si chiama Somme Health, cioè sommeil in francese, salute del sonno in pratica, per tutti coloro che non hanno, che hanno problemi di sonno, in realtà stanno sviluppando un'applicazione, ma per fare un percorso del paziente, sempre questo design user-centered, su cui torno tra un attimo, percorso del paziente più adatto nella relazione tra medico e paziente. Poi, se vuoi passare a condividere invece l'altro link su Cancer ad Home, ci sono altri tre progetti, due o tre progetti, Cancer ad Home e Resource dell'Autonomie. Lavoriamo anche molto sul design del care, cioè sia della sanità, tutto il Dipartimento della Salute, ma anche il fatto di prendersi cura. E ecco, questo ad esempio era un progetto molto interessante, puoi scendere, ancora, in cui si spiegano anche, ecco, fermati. All'interno di tutti i progetti, tutto il processo che questi designer, che i nostri designer devono fare, tra il fatto di raccogliere i dati, accompagnare l'utente, fare tutta la fase di prototipi, la prova, eccetera, è tutto basato appunto sul co-design. Se vuoi far vedere anche gli altri, ma tanto non andiamo, in ordine lo stesso, l'altro ad esempio è uno che si chiama Resource dell'Autonomie, è per le persone anziane, ma non solo, anche per i disabili, come mettere in relazione i designer su cosa hanno lavorato, su come mettere in relazione quelli che offrono servizi e che offrono ad esempio anche solo sedie a rotelle o materiali, le persone che possono occuparsi di risistemare le abitazioni per persone disabili. Quindi questo resource dell'autonomia è proprio una cosa di risorse dell'autonomia in cui i designer lavorano per connettere queste risorse che hanno vari gruppi, ecco, appunto prevenire, sensibilizzare, reperire le persone isolate, povere, a rischio, accompagnarli e seguire, conoscere anche tutte le informazioni per avere accesso a degli aiuti, e fanno questo anche i designer, perché il problema è appunto che molte persone che hanno diritti di aiuti, di accompagnamenti economici o di qualcuno che va a aiutarli a casa, molto spesso non ce l'hanno. E insomma, fanno tutto questo lavoro come designer di coordinazione. E stessa cosa nell'altro link che vi ho dato, che si chiama CALM, che sarebbe l'anagramma di Comme à la maison, cioè come a casa, in cui i designer lavorano non su come le persone anziane vivono nelle case di riposo, cioè non come ci abitano, ma come si sentono vivendoci. E anche qui come fare un'accoglienza solidale,
ma non solo un'accoglienza appunto sui servizi, ma il fatto di sentirsi a casa. Quindi lavorano molto sul concetto di ospitalità e come mettere in relazione, questo fanno l'immersione, gli atelier di co-design, il co-design, la sperimentazione, la valutazione e tutto questo. Ecco, allora io rispetto a dei progetti su cui invece poi vi farò anche un po' la storia, non di questi progetti, ma di altri, di come nasce il fatto di mettere in relazione gli utenti, i designer e tutti gli stakeholder del caso. In realtà Raffaella mi parlerà di un'origine lontana, insomma, di queste pratiche. Ecco, io ho alcune domande a cui sicuramente Raffaella vorrà rispondere. Da un lato possono essere anche provocatorio in senso positivo, appunto per farvi reagire, perché io appunto non sono designer, ho insegnato tanti anni all'ISIA, continuo a lavorare con i designer insegnando in facoltà di design, e quello che mi dispiace in questi progetti molto spesso che facciamo è che i committenti sono quasi sempre contenti, quindi ne dovrei essere soddisfatta, però capita spesso che ci dicano: ah, ecco, ma è incredibile, hai fatto benissimo, veramente contenti del vostro risultato, ma allora io facevo design e non lo sapevo. E questo loro sono molto felici in genere. A me pone parecchie perplessità, proprio per con grande rispetto del design e delle competenze del designer. E quindi sono, cioè, da molto tempo appunto mi chiedo: ma allora qual è la specificità del design? Comunque va anche mantenuta. Ora ho 4-5 punti da. Alcuni punti da proporvi per poi passare la parola e anche le risposte in qualche modo a Raffaella, proprio perché penso che soprattutto in Italia, in cui ci sono delle competenze anche tecniche di alto livello, e c'è una formazione ancora in design di alto livello, penso che siano cose che vadano mantenute proprio per non diventare, al contrario, sono magari dei manager di progetto, che è vero che i designer sono mediatori, è vero che sono dei connettori di competenze, è vero che mettono tutti in relazione, però molte di queste cose possono farle altre professioni, come ad esempio i semiotici come me. Quindi io quello che mi chiedevo era, abbiamo anche dedicato un numero di Ocula, una rivista online su queste cose, un numero che si chiama Quando è Design, dove troverete diverse presentazioni di alcuni dei progetti di cui vi ho parlato, ma anche alcuni articoli sulla epistemologia del design, eccetera. E io invece lì mi interrogo sulla cultura del progetto, in particolare proprio a partire da le letture di Munari, tutti i libri di Munari, che si pone questo problema già dagli anni 50, le letture di Manzini, di Maldonado, ma anche di Deganello, che è anche un vostro professore, ad esempio in design politico, l'ultima sua pubblicazione. Allora mi sono fatta una sintesi per capire che cosa, cioè, se quando c'è design ci sono alcune cose che possiamo dire ricorrenti, e se tutto questo coincide con la cultura del progetto, che potrebbe essere avere dei metodi progettuali, ci insiste molto già Munari, avere una certa interdisciplinarietà, oppure comunque delle competenze trasversali, chi non ha interdisciplinarietà e chi non lavora con equipe interdisciplinari, perché sempre più i designer sono portati a lavorare con equipe interdisciplinari. La questione della creatività, su cui ancora insiste Munari, opponendola alla creazione, che dice la creazione è tipica dell'artista, la creatività, insiste molto, è quella tipica invece dei designer. Perché? Perché dice la creatività è quella che ha un metodo, che non ha solo un'intuizione, ma è proprio un lavoro anche di metodo. Il quarto punto per me sarebbe, cioè per me, che io vedo nella cultura del progetto, quando si parla di cultura del progetto, è quella dell'integrazione dell'essere umano. Questo aspetto mi fa un po' ridere, perché il design nasce per integrare l'essere umano, e quindi quando mi dicono design user-centered, insomma, è una tautologia in qualche modo. E i valori che vanno con la cultura del progetto, normalmente troviamo l'etica, la sostenibilità, in generale quella che possiamo chiamare la qualità della vita, dove io ad esempio ci metterei, da quello che capisco tra tutti gli autori che se ne occupano, la praticità, quindi quelle cose tra forma, funzione e altro, ma la praticità è il fatto che possano essere cose praticate da persone, l'estetica e l'identità. Ecco, sono sufficienti questi criteri? Io credo di no, come anche
dico nell'articolo che vi indicavo prima. E l'altro, l'ultimo aspetto, se ritorniamo un momento al social design, invece, quali sono gli aspetti tipici del social design? Che cosa ci aggiungerei anche a partire dalle letture di Manzini, come quel libro sulle politiche del quotidiano? Ad esempio, lui insiste molto sul fatto che il design debba sviluppare, essere una leva per l'innovazione. Non soltanto appunto l'innovazione, quella che lui chiama incrementale, tipo prendo la macchina elettrica e non cambio il mio stile di vita, però inquino di meno, e perché è incrementale? Perché sì, un pochino alla volta può contare, dice, ma non tanto, oppure dice invece la vera innovazione sociale, come il design può in pratica influenzare l'innovazione sociale? Beh, attraverso un'innovazione radicale, cioè un cambiamento radicale di stile di vita. Che esempio fa? Quello, ad esempio, se, a parte non solo la macchina appunto elettrica, che sarebbe un'innovazione incrementale, ma ad esempio lasciare la macchina totalmente e andare in bicicletta. Quindi quello che volevo vedere, anche chiedere a Raffaella, qual è allora la specificità del design? Sono sicura che c'è. Non possono essere solo questi aspetti che sono fondamentali, per me sono una condizione essenziale e necessaria del design, ma non sufficiente. Quindi, appunto, volevo discutere con voi e anche proprio incitarvi a mantenere una specificità di un altro tipo facendo un passo al di là di queste cose, che sono comunque la base, a mio avviso. Quindi lancio la palla a Raffaella per rispondere. Ok, grazie. Intanto buonasera a tutti. Appunto sono Raffaella Fagnoni, come mi hanno già introdotto e presentato, e volentieri raccolgo questa suggestione, sia quella di Lorenzo, che era un po' più specifica, cioè come il design può essere uno strumento appunto per attivare questi processi collaborativi nella città. E poi quella di Michela di capire qual è questa specificità del design. Intanto, come io dico sempre, cioè la specificità del design è quella di dare forma. Il design è fatto di appunto forma, funzione e significato. Sono queste tre le componenti, diciamo, del progetto. Quindi non basta solo dare forma esteticamente, ma ci vuole anche funzione e ci vuole anche un significato. Nelle varie epoche queste cose sono cambiate, perché in certi periodi c'era più bisogno di funzioni, perché c'era più bisogno di oggetti che rispondessero a delle funzioni, in altri periodi magari altri, e c'è più bisogno di significato. Sicuramente quello che fa la differenza è in che modo io attuo questa cosa, appunto, quindi con che processo, e soprattutto nel caso delle pratiche collaborative che rispondono a un bisogno che è diverso, perché, come diciamo tante volte, come io dico sempre, il mondo è cambiato, non è cambiato il design, è il mondo che è cambiato, e quindi il design semplicemente si adegua a quelle che sono delle istanze della società. E se in questo mondo non c'è bisogno di prodotti di un certo tipo, ma magari c'è bisogno di altro, perché è la città che è più sofferente, perché c'è spazi abbandonati, perché le persone sono disgregate, eccetera, il design può intervenire. Ora, anche io condivido lo schermo. Scusate un attimo. Vedete il mio schermo? Sì, vediamo. Ok. Intanto avevo messo questa immagine perché volevo ringraziare anche io appunto pubblicamente Lorenzo ed Emma per questo lavoro che, oltre a essere un bel lavoro interessante e che sta coinvolgendo un sacco di persone, è stato anche, e quindi di nobili contenuti, è stato anche un bellissimo lavoro editoriale. E spero veramente che questa uscita come lavoro editoriale diventi un qualche cosa di concreto. Passo
Parlando appunto di queste pratiche collaborative, delle istanze del design, faccio un breve salto indietro a quello che altri in passato, e quindi 50 anni fa più o meno, hanno cominciato a fare. Qui vediamo Papanek, che molti conosceranno per questo suo libro Progettare per il mondo reale, tanto citato, tanto ricordato in tante situazioni, ma che appunto soprattutto impegna e coinvolge il progettista nel fare azioni concrete, come vedete in questo caso, per rispondere a dei bisogni di particolari comunità, di alcune società. Come alcuni progettisti, questa azione l'hanno fatta anche degli artisti, e sono tanti gli artisti che si sono impegnati appunto in questo ambito della città, del sociale, eccetera. Fra tanti, io ho scelto di ricordarne una, Maria Lai, primo perché è una donna, ed è una donna che viene da un contesto particolare, sicuramente molti di voi la conosceranno, quelli che non la conoscono possono andare a cercarsela e a guardare questo progetto, Legarsi alla montagna, che è stato fatto nel paesino di Ulassai negli anni Ottanta, in cui praticamente il sindaco aveva chiesto a Maria Lai, cittadina di questo piccolo paese, di fare una statua per ricordare i caduti della guerra. E Maria Lai, invece di fare una statua, si ribella, dice: ma che caduti, ma che fare una statua per ricordare i morti, pensiamo ai vivi. E quindi dice: coinvolgiamo tutti i cittadini in un processo collaborativo di lavorare insieme questi nastri, tagliarli, cucirli e rilegare insieme tutte le case del paese, un paese dove ci sono persone che magari non vanno d'accordo, che hanno problemi, no? Quindi vediamo questa azione artistica, però non di design, e poi vedremo perché, anche per rispondere appunto alla suggestione di Michela. Un altro progettista, Dalisi, con il suo progetto nel Rione Traiano a Napoli dal 71 al 74, è uno dei primi casi in cui appunto, come quello di Papanek, sono questi gli anni in cui il design risponde a queste istanze sociali. Qua si cimenta il progettista con quello che trova, scarti urbani sostanzialmente, per costruire delle attrezzature di gioco, degli elementi di gioco per coinvolgere i bambini e chiaramente levarli da situazioni di degrado, dagli stimoli, eccetera. Dalisi entra a far parte di questo gruppo di persone che sono e che si costituiscono come non scuola nel 1973 proprio qui a Firenze, e sono i Global Tools. La storia dei Global Tools è molto stimolante, se non la conoscete vi suggerisco questo libro di Nero Edizioni, fra l'altro bellissimo anche graficamente perché riporta tutti i materiali che loro avevano prodotto in quegli anni, e quindi ricollega e crea proprio un ponte fra passato, no? Questa esperienze del passato in cui si cerca di fare qualcosa per andare oltre. Del resto conoscete bene forse le esperienze di Superstudio, degli UFO e di tutti quelli che facevano queste azioni che in un certo qual modo sono molto simili a quello che oggi si chiama critical design, design fiction, design speculativo, che viene cercato applicato per trovare nuove soluzioni, per rispondere a bisogni reali. Ma allora questi erano veramente degli anticipatori anche da questo punto di vista. Queste sono altre immagini di Dalisi, e queste sono altre costruzioni di Dalisi, e questo, ecco, è quindi cosa coinvolge. Coinvolge le persone. Queste azioni cosa fanno? Disseminano, allargano il raggio di azione e creano delle connessioni, creano delle relazioni. Come diceva anche Michela, quindi più che progettare delle cose si devono progettare delle relazioni. Ecco, ho messo solo queste due immagini di azioni, diciamo così, di slancio, possiamo dire forse di volontariato, ma a me non piace questa parola. Credo che sia un bisogno dell'intervenire quando c'è un problema, di intervenire direttamente, no? Quindi queste immagini sono le immagini dell'alluvione di Firenze, e quando con
la situazione di emergenza che c'era, tutti i giovani, gli studenti si sono mossi e sono stati definiti angeli del fango perché sono andati nelle biblioteche, nei musei a salvare le opere d'arte. Ma la stessa cosa è successa pochi anni fa a Genova o a Venezia, giusto quest'anno, dove appunto i ragazzi si sono impegnati direttamente. Quindi questo slancio per agire nel sociale, di cui parlava anche Michela, esiste nella popolazione, ha un bisogno innato e sicuramente va coltivato e bisogna continuare a coltivarlo. Che cos'è che differenzia queste pratiche quando le fa design e in che modo entra in gioco il design dei servizi? Praticamente appunto la situazione attuale è sposta la necessità dal progettare cose a progettare relazioni. Chiaramente le relazioni non sono esse stesse l'oggetto del progetto sono le condizioni per favorire e per facilitare queste relazioni. Per fare questa cosa si possono progettare degli artefatti o degli oggetti che aiutano le persone a sviluppare questa relazione. Qui siamo in un lavoro fatto a Genova qualche anno fa che ha proprio cercato di mettere insieme tutti i gruppi che c'erano a Genova di attivisti, diciamo così, di persone che cercavano di e cercano di rigenerare spazi abbandonati, che fanno azioni nella città. Sono state messe insieme in questo progetto reagente per cercare di definire quali potessero essere, proprio partendo dal basso, le caratteristiche comuni e per trovare un modo per facilitare l'attivarsi di questi processi, anche da un punto di vista, diciamo così, procedurale, normativo e legale. Qualcosa che merita invece è il titolo del corso che abbiamo fatto quest'anno con la collega Paola Fortuna e Damiano Fraccaro allo UAV, dove con gli studenti di un laboratorio della magistrale stiamo lavorando nel territorio di Santa Marta, dove ha sede l'università, e quindi i ragazzi, nonostante il periodo difficile e non propizio, diciamo, per fare questi lavori nel sociale con i cittadini, perché appunto, come dicevo prima, l'ingrediente principale di questo tipo di azioni collaborative è la partecipazione, la condivisione fra un designer esperto e dei cittadini, perché si deve lavorare insieme. Quello che è il co-design e le pratiche collaborative prevedono appunto che il design metta a servizio le proprie competenze dei cittadini. E quindi lavorando con i cittadini sul territorio, i ragazzi stanno sviluppando i loro progetti a gruppi e molti di questi sono anche servizi che partono proprio dalle necessità tirate fuori dai cittadini. Quindi il lavoro è un lavoro che prima è di ricerca, poi analizza dei casi studio e poi dopo va a individuare quali sono gli ambiti su cui concentrarsi. Un altro esempio è questo di questo progetto fatto a Genova e che adesso sta portando avanti una collega di Genova, Chiara Olivastri, che praticamente ha previsto la creazione dei centri di riuso creativo. Cosa sono i centri di riuso creativo? Tenendo conto del problema dei rifiuti, che è una delle pratiche principali della città, questo progetto prevede di riutilizzare degli spazi abbandonati per farne delle, diciamo così, riciclerie, depositerie, dove le persone possono andare a portare delle cose che non gli servono più o che sono rotte e nelle quali, attraverso associazioni, gruppi collaborativi, cittadini, associazioni lavorano per rimetterle in circolo, recuperarle, rivenderle e produrre un'economia alternativa. Quindi attivare dei processi sicuramente di economia circolare, sicuramente delle filiere corte, sensibilizzare e tutto. Questo non può essere possibile se non c'è da una parte un progetto materiale, quindi sono stati progettati degli arredi, sono stati progettati insieme alle persone diciamo così, di cooperative, insieme a particolari tipi di stakeholder impegnati nel sociale, e anche chiaramente applicazioni, servizi che aiutano il cittadino a capire cosa portare, dove portarlo, perché
come vedete ci sono diversi tipi di questi spazi a seconda delle dimensioni, a seconda della localizzazione. Genova è una città lineare molto lunga. Quindi la caratteristica principale di questi progetti sono le persone, il fatto che le persone lavorino insieme, e questo è la specificità. A questo punto abbiamo visto le pratiche, ora vediamo i servizi. Nei servizi si lavora insieme attraverso, e qua è il ruolo del designer, che progetta degli oggetti come questo, appunto un gioco, diciamo così, una serie di strumenti progettati da Giovanna Tagliasco, che sono definiti come boundary object. Cosa vuol dire? Oggetti di confine che servono appunto a facilitare, a legare questi. Questa è una seduta fatta con dei cittadini, con degli stakeholder, non dei cittadini in realtà, persone che stavano già lavorando a dei servizi, ma che appunto avevano bisogno di un aiuto da parte dei designer per ridisegnarli questi servizi e portare quello che il design può portare come contributo, cioè che cosa? Una migliore sviluppo del processo progettuale e quegli artefatti che possono aiutare nel tirare fuori l'efficienza migliore e le soluzioni migliori. Quindi qua vediamo come si svolge questo. Quindi progettare il servizio, che cos'è? Progettare il servizio è progettare l'esperienza dell'utente dall'inizio alla fine e intervenire in questo processo disegnando quelli che sono artefatti, strumenti, touch point, forme, installazioni, anche spazi dove servono, che possono completare il processo. Qual è la caratteristica, se questa cosa la fa un designer o no? La caratteristica del design è quella della replicabilità, cioè lo sappiamo fino da quando si studia l'inizio della storia del design. Gli oggetti del design si differenziano dagli oggetti d'arte perché sono degli oggetti che sono riprodotti industrialmente in serie. Quindi se un designer mi disegna un processo, mi progetta un processo, lo modellizza in modo tale che questo possa essere replicato. Ecco perché certi tools, certi strumenti che vengono progettati, e qua ogni gruppo di service designer se li fa, è una cosa che piace anche, no? Customizzarseli, progettarseli. Allora si modella e si dà forma a questo processo in modo che altri lo possano riapplicare e lo possano condividere. Quindi è qua la specificità, è qua la caratteristica. Questo è per esempio un servizio progettato da Pietro Resta e Alberto Giorgi dell'ISIA qualche anno fa al corso, dove erano miei studenti al secondo anno della triennale, hanno progettato, appunto nel laboratorio facevamo questa esperienza, e hanno progettato una struttura, secondo loro questa era un'esigenza della città, una struttura dove poter intervenire per gli artisti di strada, diciamo così, e dove poter trovare quello che serve a un artista di strada, quindi per esempio un riparo, oppure le casse o certe altre attrezzature. Questo servizio l'avevano immaginato come una piattaforma, una cosa un po' più complessa. Questo servizio è stato poi sviluppato all'interno dell'incubatore, alle Murate, e attraverso una serie di processi è diventato un qualche cosa di reale a Milano, anche un passaggio a Milano, e qua vedete una realizzazione che è stata fatta, vedete, cioè alla fine una struttura che permette all'artista di strada di andare lì, di connettersi tramite appunto un'applicazione, quindi è un progetto di un prodotto, di un artefatto, risolve un'esigenza della città, e chiaramente un servizio perché mette in relazione certe funzioni, i cittadini con certe funzioni. Qual è quindi alla fine questa specificità del design e questo fatto del dare forma? È l'intervenire in questo processo
di replicabilità sfruttando quella che è l'arma principale del design e del designer, che è quella dell'estetica, che è quella del dare forma attraverso la bellezza. E per definire che cos'è la bellezza... Sai cosa penso? Che questo aeroporto in fondo non è brutto, anzi. Ma che cosa dici visto così dall'alto? Uno sale qua sopra e potrebbe anche pensare che la natura vince sempre, che è ancora più forte dell'uomo. E invece non è così. In fondo tutte le cose, anche le peggiori, una volta fatte poi si trovano una logica, una giustificazione per il solo fatto di esistere. Sanno ste case schifose con le finestre in alluminio, i muri di mattoni vivi. Mi stai seguendo? Ti sto seguendo. I balconcini. La gente ci va a abitare, ci mette le tendine, i gerani, la televisione. Dopo un po' tutto fa parte del paesaggio, cioè esiste. Nessuno si ricorda più di com'era prima. Non ci vuole niente a distruggere la bellezza. Ho capito, ma allora? E allora? Allora invece della lotta politica, la coscienza di classe, tutte le manifestazioni, ci si fissarie, bisognerebbe ricordare alla gente che cos'è la bellezza, aiutarla a riconoscerla, a difenderla. La bellezza. La bellezza, è importante la bellezza, da quella scende già tutto il resto. Ecco, invece della lotta di classe, la coscienza civile, eccetera, bisogna insegnare alle persone a riconoscere la bellezza. Questo perché? Perché la bellezza alla fine seduce. La bellezza seduce e ci invita a cambiare comportamento, come anche diceva prima Michela Deni. Ecco, mi rimetto qua perché così vi rivedo, perché ci stiamo avvicinando verso la conclusione, vi volevo rivedere. La bellezza è un'arma di seduzione, no? Se un qualche cosa ci piace, ci seduce, siamo tentati, ci attira, e quindi attraverso la bellezza possiamo indurre le persone a cambiare un certo tipo di comportamento. Allora, se portiamo, intanto modellizziamo il processo in un certo modo e poi usiamo l'estetica appunto per rendere questi servizi, queste pratiche collaborative più seducenti da un punto di vista estetico, rispondiamo a quello che è un po' anche il nostro compito nella società, io credo. Cioè, se oggi la società contemporanea ci pone una serie di bisogni, quello che noi possiamo fare, e forse dobbiamo farlo, è questo quello che io propongo ai miei studenti, facendo anche io corsi sostanzialmente orientati a questo taglio del design, quindi pratiche collaborative, design di pubblica utilità, perché i servizi, guardate bene, cioè ci sono anche servizi per le aziende, e anzi la nostra società è passata dall'essere appunto una società di prodotto, di mercato e di beni di beni a una società di servizi in cui invece di possedere le cose si accede all'uso di queste cose. Quindi è questo il cambio di paradigma, no? Però quello che a noi interessa sono quei servizi che sono servizi di pubblica utilità e quindi servono a facilitare un certo tipo di relazioni, servono a rendere migliore il nostro modo di vivere la città. Io avevo ancora un messaggio, diciamo, che conclusivo, però prima di metterlo forse conviene un attimo confrontarsi. Michela, pensi che questa risposta possa essere soddisfacente per la domanda che tu hai posto, oppure vogliamo andare più a fondo? Ho una cosa da dirvi. No, penso che possa essere soddisfacente, ma più che altro appunto anche questo è il fatto di stimolare i giovani designer a farsi di mantenere questa specificità del design di cui tu parli, il fatto appunto di trasporre servizi e progetti in forma concreta, quella che tu chiami estetica, però appunto il fatto dell'idea di una forma concreta, ma che può essere anche un'interfaccia, il fatto che si incarni in qualche cosa. La cosa che mi interessa particolarmente, su cui mi è capitato di discutere molte volte anche con dei colleghi social designer,
La questione della replicabilità, che per me è un aspetto fondamentale del design, anche quello è come fatto dell'integrazione dell'essere umano, che è la ragione per cui nasce, un'altra delle ragioni per cui nasce è quello della replicabilità rispetto all'opera d'arte, in particolare se poi torniamo a Benjamin e tutti i discorsi sulla replicabilità. Ma la questione è che nel social design, quando tu parli con i social designer, almeno quelli che sono i miei colleghi, sia accademici del design, ma anche e soprattutto dei designer, ti dicono, beh, in effetti per il social design la questione della replicabilità è problematica, perché molto spesso i progetti sono talmente puntuali, riguardano talmente contesti talmente locali e specifici, che è impossibile replicare. Allora, su che cosa concordano? Sulla replicabilità, che non è la replicabilità dei risultati, che era quella del design industriale, cioè l'oggetto prodotto era replicabile, è piuttosto la replicabilità dei processi progettuali. E questo è uno spostamento importante, anche e soprattutto a livello di studio e anche e soprattutto a livello di ripensare come insegnare il design nelle scuole di design. Per cui, insomma, abbandoniamo in qualche modo la replicabilità dei risultati per favorire la replicabilità dei processi ma anche degli oggetti intermediari, che non mi ricordo come li chiamate in Italia, in italiano ovviamente, ma in Francia si chiamano oggetti intermediari, quegli oggetti per sviluppare le relazioni. Prima hai usato un altro termine, tu, quindi... Boundary. In inglese, ok. Sì. Ok, quindi questo mi sembra... Questo è il punto, esatto. Cioè io credo che la replicabilità, che è nota a tutti, la replicabilità dell'oggetto e appunto quello che poi ha distinto, a parte che anche qua sappiamo bene tutta la cultura pop, la replicabilità dell'arte, quindi non voglio entrare in questioni che poi dopo non mi competono né competono l'argomento di questa serata. Però credo che questo fatto appunto di dare forma a progetti e di progettare l'esperienza delle persone partendo da un determinato bisogno, allora è questo il punto. Forse non abbiamo più bisogno di cose, ma abbiamo bisogno di riattivare delle relazioni, oltretutto soprattutto in questo periodo in cui stiamo perdendo un po' i fili, no, di queste relazioni, si stanno un po' sfrangiando perché siamo tutti chiusi qua dentro le nostre case. Allora, per riattivare queste relazioni, però sappiamo che è come quando c'è un fuoco senza la fiamma, ma comunque con la brace, cioè c'è solo bisogno di soffiarci sopra questa brace e queste relazioni possono partire. Noi abbiamo un'arma in mano che è quella di poter mettere le competenze del progetto, che sono sempre quelle, cioè una fase di ricerca, una fase di partire dall'analisi del bisogno, una fase di individuazione delle idee, che però in questo caso non viene fatta singolarmente, ma viene fatta da un gruppo, e una serie di azioni concrete che trasferiscono praticamente questa idea nella realizzazione. Fra l'altro, molti di questi progetti, ora oggi c'era poco tempo, io non volevo appunto monopolizzare, si era anche detto con Lorenzo e Emma di non fare delle vere e proprie lezioni, e quindi anzi anche ora sarebbe bello magari sentire se qualcuno vuole fare qualche domanda, vuole intervenire, ci farebbe solo che piacere, penso, prima di tutto voi ragazzi e poi magari anche dal pubblico negli ultimi 10 minuti. Cioè, io ho corso un po' e ho saltato un po' di cose proprio perché credo che sia importante questo aspetto del dialogo, però se uno vuole progetti se li va a cercare, anche quelli che abbiamo fatto noi o quelli che hanno fatto altri. Cioè, una caratteristica di queste pratiche collaborative è sicuramente il fare insieme con le mani. Perché il fare insieme con le mani? Perché nel lavorare si uniscono le persone, si creano dei legami e soprattutto si sviluppano anche dei rapporti di amicizia. È per quello che ho voluto anche far vedere quell'immagine degli angeli del fango, che magari dice non c'entrava niente, o dei ragazzi che ancora l'anno scorso facevano questo tipo di azioni, perché questo fare insieme attiva delle dinamiche, attiva dei processi di amicizia, attiva sicuramente delle relazioni che poi rimangono, perché quei ragazzi che hanno lavorato insieme nel 66 si ritrovano ancora e magari sono vecchietti e o magari non ci sono più, però
si ritrovano ancora perché queste relazioni che hanno sviluppato sono state quelle che hanno permesso di cambiare una serie di cose. Quindi io credo che quello che è importante è capire questo concetto, dare forma al processo, pensare a questo processo come un qualche cosa che altri possono replicare e questo fatto della componente estetica. Non so Lorenzo e Emma se pensate che abbiamo più o meno risposto alla domanda, volete aggiungere qualcosa? No. Eventualmente posso anche intervenire, però se ci fosse più magari qualche domanda da chi ci ascolta, insomma, ci farebbe più piacere passare prima la parola al pubblico di studenti, ecco. Io mentre pensano alle domande, ne approfitto per mettervi in chat l'informazione di due giornate di studio sulla pedagogia inclusiva, in particolare per gli studenti Asperger. Ma quello che mi interessa è all'Università di Nîmes ci sono anche degli italiani, tra l'altro anche Scuola Lavoro, quella scuola di Milano, progettata proprio sui bisogni delle persone Asperger. E quello che mi interessa è che lì, se poi andate a vedere di cosa si tratta, c'è anche la possibilità di partecipare a degli atelier di co-design proprio per pensare a delle pedagogie inclusive. E non solo alla pedagogia, ma ai modi di trasmissione dell'informazione inclusivi, non tanto per essere inclusivi nel caso solo per le persone Asperger, ma perché già se fossero inclusivi per le persone Asperger sarebbero inclusivi per tutti quanti noi, funzionerebbero meglio anche per noi. E lì è proprio un tipico caso, l'atelier dovete parlare francese, nel caso per le conferenze sono anche in inglese, ma sarebbe proprio fatto di provare insieme quei processi, a mettere insieme dei processi replicabili, e quello di cui parlava Raffaella poco fa. Non ti si sente, Lorenzo? No, dicevo che non importa che siano necessariamente domande, ma anche se sono considerazioni, osservazioni rispetto alla visione della progettualità. Se no, Emma... Non lo so, a me viene da pensare al contenitore del design nel quale ci mettiamo, che delle volte siamo un po' convinti che abbia dei confini mobili e immutabili, quando in realtà essere pronti a rimodellarli sulla base del contesto è una capacità molto, molto più complessa e molto più richiesta di quanto pensiamo. Anche la tendenza alla specializzazione, al design, invece, come 99% di problem farming e non 1% di problem solving, insomma, cioè è un contrasto netto fra metodologie e discipline, quindi c'è una crescita costante quella di cui stiamo parlando, per cui non so se appunto riusciamo a smontare la timidezza di questa chat. Mi sono segnato un paio di cose. Ah, c'era il microfono. Sì, io avevo una domanda / considerazione. Appunto, se si considera che questo può essere un problem solving, noi designer, diciamo, bisogna avere una mentalità abbastanza aperta per spaziare, diciamo, in tutti i campi. Come si fa, comunque, qualche consiglio proprio per ampliare questa mentalità e questa visione, dato che determinati problemi possono essere lontani anche da noi stessi, che ci possono spronare a creare delle soluzioni? Spero di essere stato chiaro e non aver fatto troppi rinfusi. Sì, io non so se ho capito bene. Io non so se ho capito bene, Fabio. Cioè, tu chiedi. Sì, provo a fare un riassunto. Cioè, nel senso, noi designer principalmente risolviamo problemi che potrebbero venire anche da noi stessi. Diciamo, almeno per esperienza personale, provo a spronarmi per problemi che mi affliggano e cercare delle soluzioni. Però un designer deve sapere anche spaziare oltre i propri problemi e soddisfare un pubblico più ampio. E solitamente i problemi possono essere anche più grandi di noi stessi. E mi sto domandando come si fa a sviluppare, diciamo, una mentalità così aperta.
si studia, si legge, si guarda, ci si guarda intorno. Non c'è, cioè, Achille Castiglioni diceva: se non siete curiosi, lasciate perdere. È questo, bisogna essere curiosi e sicuramente camminando per la strada. Il problema è avere gli occhi. Ora non voglio fare le solite citazioni, però è il modo in cui si guarda le cose. Se quando uno esce di casa la mattina e cammina ed è solo concentrato nella sua musica o nella sua radio o nei suoi pensieri, difficilmente vedrà qualche cosa. Ma se quando cammina per la strada guarda come sono messi i cassonetti, guarda la gente come cammina, guarda se ci sono delle pietre, guarda se c'è un edificio abbandonato, guarda come si comportano le persone, cioè bisogna avere questa curiosità e collegare il proprio cervello a questa situazione e dire: ma io in questa situazione che cosa posso fare? Cioè, alla fine quello che io ho sempre fatto come docente è sempre stato quello di cercare di stimolare il più possibile i ragazzi con cose che non venissero anche solo dalla lezione, ma dal quotidiano. Li invitavo anche, per dire, a cercare appunto a proporre nei primi 5 minuti di lezione un argomento qualsiasi di discussione, per tirarne fuori poi un qualche cosa che servisse a immaginare: e noi in questa situazione che cosa possiamo fare? Sicuramente in questo momento, in questo periodo, abbiamo tantissimi problemi che non riguardano tanto la sfera della vita privata, della casa e dell'abitare quotidiano, ma magari riguardano appunto problemi del pianeta, la spazzatura, l'inquinamento, le malattie. Cosa possiamo fare noi per queste cose? E questo, domandare sempre e comunque: e io che cosa posso fare? E qua c'è un discorso, prima di tutto, di responsabilità e di consapevolezza civica. Cioè mi devo sentire impegnato in prima linea a dire: e io che cosa posso fare? Ecco, no, certo, giustamente. Posso aggiungere una cosa? Secondo me è anche molto importante quello che hai detto prima, quando hai detto si studia. E una delle ragioni per cui mi piaceva molto insegnare a Lisia, non so se sia ancora così, è perché c'erano moltissime materie e gli studenti avevano la possibilità di conoscere un sacco di campi, non solo del sapere, del fare, ma anche che poteva essere, o anche le lezioni che facevamo, cioè cinema, letteratura, pubblicità, le serie, tutto quanto, nel senso anche l'idea di fertilizzarsi in qualche modo con tutto quello che ci offre la cultura, l'ambiente. Secondo me, io ho sempre pensato che i designer fossero come una cartina di tornasole che devono impregnarsi di tutto il resto, perché altrimenti c'è poi il fatto, come dici tu Raffaella, bene, che cosa posso fare io per il mondo, però è giusto aver anche studiato, aver visto tutto quello che hanno fatto gli altri, perché altrimenti si inventa l'acqua calda. No, questo è fondamentale. Questo è fondamentale, studiare è fondamentale, ragazzi, non ve ne libererete mai. E studiare sempre, continuare. Ancora qualche studio e non basta mai. Vi riporto una domanda dai commenti Facebook. Vi leggo: al di fuori del contesto accademico, quali possibilità professionali ci sono per i giovani progettisti per lavorare nel contesto dell'innovazione sociale, sostenibilità e servizi per la pubblica utilità? Stanno nascendo un sacco di scuole e un sacco di corsi in questo senso. E all'interno delle scuole di design, ma anche di altre scuole, ci sono appunto corsi e laboratori che lavorano su questi temi. In particolare ho visto che è nato proprio un corso in una scuola privata, che è, adesso non mi ricordo, c'ha la sede a Torino, come si chiama, IAD se non sbaglio, dove c'è proprio un corso di innovazione sociale, e hanno messo, io non so quanto sia un richiamo o quanto sia effettivamente una buona scuola, ma hanno messo come direttore Mulcan, cioè Jeffrey Mulcan, quello che ha scritto il libro bianco dell'innovazione sociale, quello, diciamo, che per primo ha codificato questo discorso dell'innovazione
dell'innovazione sociale. Fra l'altro, già che lo cito, Mulcan ha anche detto una cosa molto importante, perché ha scritto un testo l'anno scorso dove parla della crisi dell'immaginazione, questo anche per ricollegarsi a quello che dicevi tu, Fabio, poco fa, Fabio mi sembra si chiamasse, quello della domanda, sì, che cioè, il problema è proprio questo, questo di questa crisi di immaginazione che c'è nel momento attuale. C'è bisogno invece di ritornare a fertilizzare, coltivare la nostra immaginazione, perché tramite la nostra immaginazione, la capacità di visione, cioè cosa fanno i designer? I designer devono essere dei visionari. Perché ho voluto citarvi i Global Tools o Dall'Easy o quelle persone di quel periodo lì? Perché avevano questa capacità di immaginare un futuro, cioè ancora oggi si continua a ricordare i loro oggetti, i loro progetti. Allora voi ragazzi, tutto sommato, nascendo e vivendo periodi di difficoltà come questi, che vi chiudono, che vi comprimono, io credo che domani avrete, siccome avete passato dei momenti di costrizione, dei momenti di bisogno, di difficoltà, avrete sicuramente più slancio per gettarvi in questo essere visionari, nell'immaginare un futuro diverso, un futuro migliore, perché di questo c'è bisogno. Comunque, ho detto lo IAD, poi non lo so, anche il corso, quello che fai tu, Lorenzo, a Bologna, che è sui servizi, forse anche quello c'ha un taglio di questo tipo, ma io non credo che ci voglia una scuola particolare, io credo che ci voglia un'attitudine particolare, cioè come ha detto Alice Rostorn nel suo libro Design Attitude, cioè c'è bisogno di un modo diverso di affrontarlo il design, perché altrimenti è sprecato nella società. Il design c'ha un potenziale, c'ha questo fatto di poter dedicare questa visione, questo sguardo là dove ci sono i bisogni. E allora è questo che si deve fare. La scuola ti dà gli strumenti e tu li applichi, ma per esempio l'ISIA ha un taglio abbastanza orientato al sociale. Secondo me un po' in tutte le scuole almeno qualcuno cerca di fare un corso. Io non credo che ci voglia una scuola tutta sul sociale. Non lo so, Michela, tu che cosa pensi? Sì, penso che tu abbia ragione. La nostra, che è tutta orientata sul sociale, Anim, da un lato è stata la prima in Francia a fare queste cose, ora un po' iniziano. Però è vero che poi molto spesso, questa è una laurea magistrale, però se non arrivano studenti ben formati al design in generale prima, ad esempio nella triennale, sul design sociale non hanno poi molto successo, proprio perché non puoi sapere in anticipo se dovrai fare un'app nella grafica o design di prodotti, quindi una buona formazione di base in design classico proprio, per poi specializzarsi dopo, secondo me è molto importante. Poi dipende anche, non so se la persona che ha fatto questa domanda chiedeva in che settore si può lavorare, questo anche? Non mi sbaglio. Sì, chiedeva quali possibilità professionali. Ecco, possibilità professionali, allora io in Italia non lo so, sinceramente, non lo so più. In Francia le regioni, le province, i comuni hanno la tendenza sempre più a piegare dei designer, e anche è vero che mi dà l'idea che siamo in un momento un'onda favorevole e siamo sulla cresta dell'onda, ahimè, nel senso che ad esempio i nostri studenti abbiamo talmente domande di stage che hanno anche la scelta, dicono no, questo non lo voglio, questo non lo voglio, perché in questo momento proprio leggo lì una domanda, la politica e design sociale è riuscito male? Beh, penso spesso sì, purtroppo, nel senso che capita molto spesso ai nostri studenti che hanno molte offerte di stage appunto nelle istituzioni, nella regione, perché molto spesso c'è questa concertazione con i cittadini, da un lato è molto positiva, dall'altro lato serve anche, molto spesso per questioni politiche, nelle regioni, le situazioni che io vedo, per legittimare delle scelte di altro tipo, quindi per legittimare l'innovazione. Ci sono tutti questi lab, questi laboratori di innovazione, oramai in tutte le istituzioni qui, e ognuno ha dei design, non tutti, ma quasi,
Ecco, molto spesso mi dà l'idea che ci sarà un ondaggio. Finalmente non viene più la parola. Infatti, che la curva adesso inizia a scendere proprio perché tutta questa garanzia di innovazione, molto di moda, come succede in alcuni periodi, è già da un po' di anni, per cui il design è molto richiesto. E temo che scenda, ed è per questo che bisogna lavorare di più per mostrare appunto che non è un metodo che si insegna agli altri che lavorano in regione e poi fanno un atelier di co-design, allora hanno fatto design, perché questo è il rischio, quello che mi dicono almeno i nostri ex studenti che vanno a lavorare, cioè che vogliono imparare i metodi, 2 o 3 giorni, dopodiché è fatto, sappiamo fare design, facciamo un post-it, l'atelier è partecipativo e il design è finito. Però insomma, almeno in Francia c'è ancora parecchio lavoro in questo senso. Io volevo lanciare una provocazione rispetto a un discorso che era emerso nell'incontro. Mi sentite? Sì. Che era emerso nell'incontro con i ragazzi di Macao e della scuola open source, cioè che c'è il rischio anche di una tendenza appunto all'eccesso di progetto, no? L'idea della smart city, della città intelligente in cui tutto è comunque codificabile, controllabile e il comportamento è tendenzialmente orientato, si rischia che quello che venga meno appunto è proprio lo spazio neutro, che poi è lo spazio dell'espressione creativa, della curiosità, e quindi qual è la soglia entro la quale progettare, ma secondo me la risposta alla domanda è individuare le esigenze reali a cui rispondere. Ci sono, se si vuole, 3 ordini di esigenze, sono quelle effettive e rivendicate, quelle inespresse ma esistenti, e lì il processo di ingaggio diventa anche complesso e insomma, non semplice, e poi ci sono le esigenze fittizie, quelle create appunto, mi viene in mente per alimentare la società dei consumi, però è l'esempio massimo, ma in generale basta individuare bene l'oggetto del progetto forse. Anche importante, ed è, ci colleghiamo alla domanda che faceva credo Fabio, il fatto di individuare bene l'oggetto del progetto è la cosa più difficile in realtà, però se lo individui bene, cioè no, come fare la domanda giusta, quella è la questione, e quindi qui ritorna tutto il discorso anche che faceva Raffaella, formarsi, tutto il resto. Rispetto allo stimolo iniziale che ci ha dato la prof. Ben su quali sono le caratteristiche del designer, ecco, non saprei assolutamente trovare una risposta esaustiva, però oltre alle osservazioni messe sul tavolo, io mi ero segnato 2 aspetti che secondo me, soprattutto adesso, nella contemporaneità, sono imprescindibili per il progetto, che sono la visione critica, che è appunto questo discorso qui, cioè la sensibilità di saper cogliere qual è l'esigenza a cui si va a rispondere. Il problema è il conflitto un po' col sistema della committenza. Il designer deve campare, e quindi spesso il lavoro è quello appunto di rispondere a delle esigenze, però l'esigenza può essere desalinizzare o rendere potabile un torrente in Centrafrica, o invece incrementare le vendite di un portachiavi. Quindi anche nella visione critica, secondo me, è fondamentale appunto l'aspetto sul cosa si va a progettare e sul processo che si innesca progettando, cioè dall'utilizzo delle risorse, della manodopera, fino alla distribuzione nel mercato, e soprattutto quelle che sono le retroazioni. Volevo dirti una cosa rispetto a questo. La visione critica sono totalmente d'accordo, ma secondo me è ancora una condizione necessaria, essenziale, ma non sufficiente, nel senso che la visione critica ce l'hai anche se fai il semiologo come me.
era per questo che spingevo un po' di più su queste cose, nel senso potete fare di più. E la questione del committente anche è fondamentale, e lì devo dire che per quanto riguarda la committenza, invece almeno quelli che abbiamo rispetto ai progetti che facciamo noi, la committenza è interessante perché comunque è una committenza che all'inizio prima ci chiama, poi è spiazzata dal fatto che naturalmente non possono dirci abbiamo bisogno di un salone delle famiglie per l'ospedale, quindi fate il colore del muro, perché poi alla fine magari noi non faremo neanche un salone delle famiglie, ma faremo design di informazione. Sono abbastanza spiazzati, ma sono disponibili come utenti quando chiamano designer sociali, se vogliamo chiamarli così, sono disponibili a mettere in discussione il tipo di progetto che avrebbero voluto. Quindi sanno che se ti chiamano in questo quadro di social design, possono avere un progetto che poi decidono se gli va bene o no, ma che non risponde a quello che hanno loro deciso, perché comunque l'analisi del campo la fai tu. Comunque il lavoro con gli stakeholder lo fai tu, e comunque tutti i prototipi e la messa in prova delle cose la fai tu, quindi sono abbastanza disponibili in genere a rischiare. È vero che sono istituzioni che non rischiano, insomma, rischiano comunque fondi pubblici. Sì, mi volevo ricollegare un secondo a quello che diceva Lorenzo velocissimamente. Sicuramente è un problema, cioè io mi posso trovare un domani a progettare portachiavi, d'accordo, però cioè, anche se dovrò progettare portachiavi, cercherò di progettare un portachiavi con un certo tipo di processo, cioè se non mi posso applicare, non posso scegliere il cosa, posso perlomeno concentrarmi sul come e quindi pensare di oggi c'è bisogno appunto di sostenibilità, c'è bisogno di processi circolari, posso concentrarmi su questo, no? Su applicare un processo di economia circolare, su scegliere dei materiali in un certo tipo, su far sì che la gente che lavori faccia un lavoro in un certo modo, posso far sì che sia un prodotto che non è fatto solo per essere venduto e poi diventare ciarpame il giorno dopo, ma che magari stimoli e sensibilizzi. Cioè capisco che nel caso del portachiavi può essere difficile, ma spero che sia un esempio paradossale. Cioè io posso scegliere in qualsiasi cosa, e quindi io dico sempre ai ragazzi, attenzione, progettare è scegliere, esattamente come la politica. Infatti progettare è un atto politico, e questo l'hanno detto Lorenzo e Giovanni quando erano studenti del secondo anno dell'ISIA. Io mi ricordo la loro ricerca più o meno era questa, forse Lorenzo se vuoi dire qualche cosa, ma era proprio questo fatto, cioè dell'atto politico che interviene appunto nello scegliere, per cui qualsiasi cosa io vado a scegliere, dai materiali al taglio, alla forma, a come gestisco i processi, a chi coinvolgo. Se nel mio piccolo io sono alle dipendenze di uno studio che mi fa anche solo scegliere le immagini, però sarà a me anche lì in quel caso fare la scelta di non scegliere delle immagini rubandole a qualcuno, ma magari citare l'autore di quell'immagine. Cioè la responsabilità, la consapevolezza civica del processo è una dote, una qualità imprescindibile del design di ogni tempo. Ci sono tanti designer che magari non l'hanno avuta, ma ci sono anche dei designer che non l'hanno avuta e si sono pentiti, perché c'è un designer che ha scritto un libro che è, adesso non me lo ricordo perché quando sono stanca non mi ricordo nulla, ma è tipo Ruined the World, cose del genere. Qualcuno stava dicendo qualcosa forse? Comunque, il titolo in italiano è tipo Come i designer hanno rovinato il mondo. Lui era un designer con un budget grossissimo che lavorava un sacco, e poi però si è reso conto che tutta questa sua energia e questo suo talento era sprecato, e quindi aveva bisogno di ritornare, fare un passo indietro e di riacquisire questa consapevolezza sociale, questa consapevolezza etica.
Aggiungerei, sono completamente d'accordo, ma aggiungerei anche che è un atto antropologico, perché attraverso il tuo progetto non solo fai le scelte di cui tu parli, dei materiali e di tutto il resto, ma costruisci anche pratiche di chi userà il tuo progetto e attraverso il tuo progetto esponi quello che pensi di quell'utente o come lo consideri, quindi è proprio un atto antropologico, una scelta. Questo è anche un discorso molto semiotico, visto che tutti voi fate semiotica, l'idea proprio che è una strategia proprio di produzione dell'utente, che non è che progetti per, attraverso il tuo progetto costruisci qualcuno. Questo lo salviamo con appunto. Non ho sentito. Questo lo salviamo come appunto per il corso della Colacci. No, rispetto a quello che diceva Raffaella, sono pienamente d'accordo e infatti il calcolo del processo progettuale è l'oggetto del progetto per quanto riguarda nella maggior parte dei casi. E una bellissima mostra che mi sembra ci sia un documentario che possa... che già di per sé basterebbe, è quella che c'è stata a Bologna, al MAST Antropocene, che ripropone appunto e viene a vedere che cosa hai creato, cioè cosa la nostra società ha originato e quale impatto ha avuto sull'ambiente, e proprio restituisce l'idea dell'intervento sul processo, cioè capire quando io progetto un oggetto, quando io progetto una pratica, quali sono le conseguenze non solamente in fase di utilizzo e di fruizione o di esperire l'esperienza, ma anche quello che si attiva a monte. Infatti Lorenzo, non ci hai detto che bisognava suggerire un film, quello è un bel film da vedere, Antropocene, è un documentario ma è un bel film, anche. Sì. Anche perché siamo arrivati... alle 10:20 passate, quindi magari andiamo in chiusura. E sì, ne approfitterei per insomma i consigli e i suggerimenti su letture e visioni. Scusa, vi metto qua un convegno sull'Antropocene che organizziamo, Design Antropocene a Nîmes dal 5 al 7 luglio. Vi ho messo il link, trovate tutte le informazioni. Poi non è ancora il dettaglio del programma perché stiamo ricevendo le proposte. Allora vado io? Anche dei rapporti di amicizia. Sì, prego. Noi... Io ripresento rapidamente... Non si vede però. Ecco, volevo solo farvi vedere i miei libri, che ne ho messi due. Li vedete? Sì. Cosa vedete? Perché io invece non lo vedo stavolta. Adesso vediamo la schermo, ma non è. Comunque vediamo lo schermo condiviso. Eccolo, sì. Eccolo. Era rimasto sotto. Ecco, i libri che io propongo sono questi due. Uno, Massive Co-Design, che è un libro di Daniela Selloni, Anna Meroni e Martina Rossi, ed è un libro open source, open access, che quindi potete scaricare direttamente dal sito Franco Angeli, dove trovate un sacco di informazioni appunto proprio su questo tema, come dice il titolo, del co-design, delle pratiche collaborative, del service design. Quindi dà tutta una serie di informazioni e di strumenti. E l'altro invece, quindi questo diciamo il libro più tecnico, e l'altro invece è
essere amici di Flanco la Cecla, perché secondo me, come è già venuto fuori nel discorso che facevo, l'amicizia è un fattore fondamentale di queste relazioni. Cioè, quando si dice progettare relazioni, no? e le condizioni perché si sviluppino queste relazioni, sicuramente questa componente dell'amicizia è molto importante. E in questo libro Flanco la Cecla dice proprio che vale la pena di vivere proprio perché c'è l'amicizia, perché la vita è sempre come un compito, un dovere, si deve, no? fare qualche cosa, invece alla fine l'amicizia non deve nulla, è un qualche cosa che accade e per questo diventa un sentimento così forte. Ma soprattutto c'è un altro fatto, che gli amici si prendono cura l'uno dell'altro, ma spesso e volentieri si preoccupano anche del mondo in cui vivono e di quello che hanno intorno. Quindi io penso che questo librino, almeno per me, come molti altri libri di Franco La Cecla, che è architetto e antropologo, quindi progettista, conosce le persone e conosce anche come funziona il progetto, è un libro che tutto sommato dà un sacco di altri stimoli. Quindi ecco, questi sono i miei suggerimenti per i libri, mentre un altro suggerimento tecnico è questo, di questo ciclo di dialoghi che si chiama Dialoghi oltre il visibile, di cui trovate qua il sito, appunto allo UAV, dove si parla dei servizi per il territorio cittadini e ci sono 10 ospiti, anche lì le conferenze possono essere seguite anche su YouTube, sono tutte registrate, la prossima è il 4 marzo e io credo che anche lì ci possano essere magari degli stimoli se vi interessano questi temi. Vado con lui. Tra l'altro Franco Lacecla era un mio professore. No, io i libri l'avevo capito più in senso letterario e quindi vi volevo proporre L'arte di correre di Murakami. Vabbè, sembrando che Murakami a me non piace, ma è un grandissimo scrittore, però è troppo fantasy per i miei gusti in genere, anche se non è proprio il genere letterario che viverei. Però L'arte di correre è un libro incredibile sulle sue esperienze di maratoneta, maratoneta estremo, del doppio maratone, e lui mette in parallelo in questo libro l'attività creativa di scrittore con la disciplina del maratoneta. E rispetto alla domanda del ragazzo di prima, quando Raffaella ha detto bisogna studiare, bisogna formarsi, eccetera, ecco, questo tipo di concentrazione che non viene da sola la creatività, ma proprio che va cercata come lavoro quotidiano e anche in qualche modo di sacrificio, anche se bisogna divertirsi, e Murakami lo fa perché è appassionato sia di maratona che di scrittura, mi sembra un libro molto interessante. Poi se ne devo consigliare un altro, anche Memorie di Adriano, della Jusenar, proprio per il fatto del racconto appunto l'imperatore delle sue scelte, cioè di prendersi in carico e la difficoltà della scelta e di ogni scelta. Questo insomma, sono letture per me ispiranti. Grazie infinite, direi che anche stasera è stata una conferenza molto molto interessante, sono molto contenta per gli spunti che sono emersi, per le riflessioni. E direi che siamo giunti alla fine, quindi ci salutiamo. Come già sappiamo, abbiamo appunto i nostri programmi, i progetti futuri, quindi, che vi abbiamo accennato, e quindi rimarremo sicuramente in contatto per procedere su questo fronte. E grazie mille da parte mia, da parte di tutti gli ascoltatori, e niente, grazie. Grazie a voi ragazzi, buona serata, ciao a tutti.